andiamo? Mi metto qui. Tutto bene? Ovviamente diluvia da quasi 2 settimane. Fra un po' c'è da levarsi da dosso. Muschio, licheni, funghi, eh? Mannaggetta, mannaggetta. State bene? Noi abbastanza, ragazzi. Ho avuto un piccolo problema. Per la storia lago parte terza. Purtroppo delle foto bellissime che sono state fatte mi sono state inviate appunto da uno dei nostri cuoricini, che approfitto a salutare, Lori, ciao. Però lui in WhatsApp ha questa nuova, diciamo aggiornamento di WhatsApp, insomma quello lì col contagiri, che tempo 24 ore credo si cancella il tutto. Io però ero tranquilla perché le foto mi si salvano in galleria, e invece vado per montarvi appunto il video lago parte terza, che era molto fatto, anche degli sketch molto carini, la casa tutta sotto sopra ovviamente, tra pulizie, poi inizia a portare la roba, butta altri sacconi, insomma questa roba qui. Niente ragazzi, adesso chiederò a questo cuoricino nostro se mi fa la cortesia, se si prega ancora, di inviarmi le foto, così poi vi aggiorno anche sulla casa del lago. Come stanotte ho caricato, a breve tornano le dirette. Vi chiederete: oh Sabri, ti abbi, finalmente ti fai rivedere la faccia, a parte che sei per quella da beep. A parte quello, non potevo farmi vedere, uno, perché ho avuto un periodo molto lungo dove non stavo per niente in forma, si intravede appena, ancora un po' gonfio. Ho fatto una bruttissima caduta in casa e quindi ero tutta gonfia qui. Mi sono rotta il metatarso della mano, così si chiama, e il ginocchio, sono tutta bella conciata, incerottata, povera me. E siccome adesso sono un po' abbastanza più presentabile, per modo di dire, e niente, allora ho detto: fammi fare un video, così intanto vedo panorama, che mica è vero perché state guardando solo me, porca miseria. Vabbè. Sono quasi arrivata a casa, mi sono fermata a bere un caffè con una mamma di scuola dell'Anna, aspettiamo di vedere cosa fa questo camioncione qui, se mi fa passare, scusate, ma qui si capisce niente, e quindi mi ha portato via quella mezz'oretta, però ho approfittato per prendere fiato. Ecco perché a quest'ora, ah beh, voi non lo sapete, un video, vabbè, ero indecisa se aprire una live, però in macchina vorrei più attenzione, ecco, tenere più attenzione. Quindi ho detto: facciamo un video, poi la live ovviamente la farò con più calma a casa, eh? Che dite? Io sono praticamente arrivata, allora vi saluto, vi mando tantissimi bacetti in aria, grazie per tutti i supporti, non riesco a ringraziare sempre uno ad uno, anche perché essendo video e non dirette, a me la notifica dei vostri sostegni, delle stelle, quindi a stelle, no? Quella, insomma, il vostro aiuto per continuare a farci compagnia, e arriva dopo quei video, a differenza della diretta. Comunque ringrazio tutti quanti voi, ma anche chi non invia stelle ringrazio, ma se state con me vi mando ancora baci in aria, a presto.